Questo è il caso di cui ci occupiamo stasera, il mostro di Firenze, un uomo che potrebbe avere i lineamenti che vedete. Dico potrebbe perché nessuno in realtà sa quale fisionomia esatta abbia quest'uomo. Nella già approssimativa rappresentazione che un identikit fatto dai disegnatori della polizia dà di un uomo, di un volto, questo volto offre particolari caratteristiche di incertezza basato com'è su testimonianze sporadiche e non tutte concordanti. Assomigli o no a questo identikit, quest'uomo ha sulla coscienza 16 morti, 8 coppie, 2 tedeschi, 2 francesi, italiani, il resto. A trattare il suo caso questa sera con me in studio c'è Donatella Raffai, che seguirà il programma, la nostra redazione, che è già alle mie spalle, la vedete, già in funzione, i telefoni stanno squillando. La settimana scorsa, prima di questa serie di telefono giallo in diretta dagli studi di Roma per il caso di Bargagli, noi abbiamo ricevuto 326 telefonate. A giudicare da come è cominciata questa sera, le telefonate dovrebbero essere ancora di più. Che tipo di telefonate? La settimana scorsa noi abbiamo ricevuto delle telefonate che si sono poi rivelate utili. I quotidiani genovesi, Il Secolo XIX, il giorno dopo, 2 giorni dopo il programma, è potuto uscire con questo titolo che riapriva, almeno a livello di cronaca, se non a livello giudiziario, il controverso caso di Bargagli di cui avevamo trattato. Un altro quotidiano di Genova, Il Lavoro, ha dedicato addirittura una pagina nella sua edizione di venerdì e anche in quella di giovedì, una pagina al ritrovamento di documenti che precisavano e scagionavano la figura del carabiniere Scotti di cui si era parlato in questo studio. Noi non affrontiamo temi come questi soltanto perché sono episodi di cronaca nera che hanno appassionato l'opinione pubblica negli ultimi anni, tantomeno per fare scandalo. Affrontiamo questi temi perché pensiamo che nell'aver attivato un canale possibile di comunicazione tra chi è la fonte di una notizia, di una precisazione, di un elemento utile e quelli che possono essere i destinatari di questa notizia, di questa novità, di questo particolare, di questa precisazione, ci sia la funzione della stampa al suo meglio, tra l'altro potenziata e accelerata da un mezzo come la televisione che taglia via tutti i tempi tipografici, di composizione, di distribuzione in edicola, tipici della carta stampata, e assicura in tempo reale, come si dice con il linguaggio di computer, il passaggio della notizia attraverso le telecamere che sono davanti a me, i teleschermi che avete voi davanti ai vostri occhi nelle vostre case. Quindi non facciamo scandalo, ci sono giornali apposta, per questo ci sono anche trasmissioni apposta, non ricerchiamo lo scoop giornalistico, cerchiamo di dare un contributo a una possibile verità, una parola grossa, ma la uso se non altro in senso cronistico. Lo scopo della trasmissione di stasera è così quello di tracciare un plausibile ritratto psicologico di un uomo chiamato mostro. Un identikit dell'anima, un identikit psicologico, non certo anagrafico. Non compete a noi, non tocca alla RAI, alla televisione, neanche a me personalmente, un lavoro del genere, ma è psicologico sì, perché dall'arricchimento dei dati della sua personalità potrebbe derivare la deduzione di possibili comportamenti futuri. Questo, diciamo, a questa analisi la faremo insieme. Insieme nel senso che proprio in questa direzione, la direzione di costruire un identikit psicologico di quest'uomo di Firenze, vi invitiamo a inviarci i vostri contributi, naturalmente tramite telefono. Questo telefono è 826206 per chi chiama da fuori Roma, e chiunque di voi avrà un apporto sempre per questa fase. Il profilo psicologico dell'uomo di Firenze ci farà molto piacere se ci chiamerà. E diamo il via al nostro programma ricostruendo un omicidio, uno degli omicidi dell'uomo di Firenze. Si tratta di Carmela Nuccio e Giovanni Foggi, 21 anni lei, 30 lui. È la notte tra il 6 e il 7 giugno 1981. I due si appartano a Scandicci in un ritmo per fare l'amore. Sarà la prima volta che l'uomo di Firenze inferirà sul corpo di una donna, di Carmela quindi. Con 3 tagli netti gli asporterà il pube.
Vediamo intanto in questo filmato, nella nostra ricostruzione, come sono stati uccisi. Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime. Volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima all'inizio di trasmissione parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio. E sotto? Sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla, per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso, perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati, ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81, a quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri, al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato,
o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato, e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia. Poliziotti che poi, di cui avete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti, purtroppo senza esito. Non è naturalmente che tutti i guardoni siano degli assassini, ma in questo mondo possono maturare alcune cose. Nel filmato che noi adesso vi proponiamo abbiamo purtroppo ricostruito le altre 5 morti. Si tratta quasi sempre di ragazzi, di Susanna Cambi e Stefano Baldi, di Antonella Migliorini e Paolo Mainardi, dei due tedeschi i quali dormivano tra l'altro. Uno dei due aveva i capelli lunghi per cui probabilmente l'uomo di Firenze è caduto nella trappola, ha pensato che uno dei due fosse una donna. Si chiamavano Horst Meyer e Uwe Rusch-Senz, se io lo so ben pronunciare. Pierontini e Claudio Stefanacci, altri due ragazzi, Nadim Morio, gli ultimi, e Jean-Michel Kraivechvili, se così si dice. Adesso vi mostriamo il filmato nel quale abbiamo ricostruito le terribili morti di questi ragazzi. Via il filmato, per favore. Thank you.
Nel filmato di nostra ricostruzione avete visto quest'uomo alle prese con il suo sordido, brutale lavoro di macellaio. In questo film voi avete visto la ossessiva ripetizione del gesto di uccidere, ma forse contribuisce all'utilità della ricostruzione anche avere un'idea di dove questi movimenti si sono spostati. Ci consente di farlo questa piantina che ci è stata cortesemente messa a disposizione dal quotidiano La Nazione di Firenze. Il primo delitto avviene qui, nel lontanissimo ormai 1968, quasi 20 anni ci separano, poi con uno spostamento che attraversa Firenze da sud-ovest a nord-est, il secondo delitto è qui, e poi ancora con uno spostamento che incrocia la città e la sorpassa verso ovest, il terzo delitto, per chiudere infine con l'ultimo, quello del settembre 85, che chiudeva anche il nostro filmato, qui a sud della città, in direzione dell'autostrada, della superstrada per Siena. A parlare di queste cose abbiamo qui stasera in studio il dottor Sandro Federico, che ringraziamo di essere venuto. Buonasera, dottor Buonasera. Federico. Il dottor Federico è il capo della squadra mobile, nonché dirigente del nucleo antimostro della Questura di Firenze. Dottor Federico, io vorrei che tra i tanti argomenti che potremmo affrontare a questo riguardo, noi cominciassimo da quello più importante. Nel film abbiamo visto il mostro uccidere con la pistola. Che tipo di arma è questa? Questa è una questa pistola che lei ha qui. Questa, una pistola Beretta calibro 22, entrata in commercio nel 1958. È un'arma piuttosto comune, creata per il tiro, sia pistola di... Cioè di precisione? Abbastanza di precisione, sì, un'arma comunissima che all'epoca fra l'altro costava anche poco, quindi fu molto acquistata. Perché questa pistola è importante? È importante perché è il filo conduttore praticamente, ecco, di tutti i delitti. È il filo, cioè questa è la pistola che tiene insieme tutti i delitti. Che tipo di munizioni usa con una pistola come questa? Usa questo tipo di munizioni, come può vedere è piuttosto piccolo. Come si chiama questo? Che calibro è? È un calibro 22. Calibro 22. Ecco, quello che hai in mano adesso che cos'è? Ed è di più piccole dimensioni rispetto a un calibro 7,65. Questo è un 7,65. Sì, arma comune da sparo. Arma comune da sparo. Che rispetto al calibro 9 che questo è il calibro da guerra, diciamo. Questa è l'arma da guerra, calibro 9 usato dalle forze. E quella che avete polizia, anche in dotazione voi, altro. Sì. È ancora diverso dal calibro 38. Ah, questo è il 38. Accidenti. Ecco, se si mettono a fianco questi due, ecco, forse si ha un'idea. Ecco, la differenza tra i due calibri. Tra il 38 e il 22, ecco, c'è una differenza abissale. Sembrerebbe un giocattolo questo qui. Ma non è affatto un giocattolo. Anche se il calibro 38 ha un effetto sicuramente più devastante ed un potere d'arresto notevole, mi spiego, nel senso che ha la forza addirittura di gettare indietro un individuo anche di alcuni metri. Il calibro 22, anche nelle sue più piccole dimensioni, è un proiettile mortale. Molto preciso e senz'altro mortale. Pronto? Pronto? Sì. Senta. Buonasera, lei da dove chiama? Preferisco non dirlo, tanto comunque ho lasciato tutti i dati al centralino. Sì, mi dica. Senta, io circa 17 anni fa parlai con una persona, un guardone, gli dissi, ma se per caso ti intoppano così a guardare e ti danno una carica di legnate, questo disse, io tiro fuori la rivoltella e gli sparo. Di sicuro so
che non aveva porto d'armi, questo ne sono sicuro, perché il porto d'armi gli è stato rilasciato successivamente e tra l'altro senza un motivo apparente, perché non aveva un'attività reale e specifica per poter portare un'arma. E quale, a quale conclusione la fa arrivare questo dialogo? Beh, che la lei... La conclusione è questa, dato che è un guardone, dato che è una persona che ghiaccia, fredda, calcolatrice, la conosco dal 1956 questa persona. Sì. Potrebbe? No, potrebbe. Lasciamo fare. È questo che lei vuole insinuare? Esatto. Cioè, adesso... Anche perché è piuttosto pratico di una certa zona e anche perché dobbiamo tener conto che il percorso in cui si sono verificati questi delitti è nel tratto non molto lontano dall'autostrada. Questa persona, teniamo presente, è pratica di bosco e non perché fungaiolo o roba del genere, per un'altra attività. Teniamo anche presente che come seconda attività questa persona fa il calzolaio. Un trincetto potrebbe essere abbastanza valido, adatto per fare le incisioni di cui ne parlano i giornali. Certo, voglio... la ringrazio molto signore, grazie della sua telefonata. Dottor Federico, che peso dà lei a segnalazioni di questo tipo? Dunque, lei ha detto esattamente nell'introduzione che nel caso dell'omicidio dell'81 Foggi Danuccio, in effetti noi andammo ad indagare nel mondo dei guardoni, non tanto negli altri omicidi, perché non sempre il teatro dell'omicidio ha coinciso con un luogo frequentato da guardoni. Nel caso dell'81 questo sì però. E avemmo una certa difficoltà ad introdurci in questo ambiente perché... sa, probabilmente sotto il profilo morale il comportamento di costoro può essere riprovevole. Noi, polizia, non ci interessa questo. Finalizzammo l'identificazione dei guardoni alla ricerca di una testimonianza utile che ci potesse... E che cosa venne fuori? Venne fuori innanzitutto una certa resistenza da parte dei guardoni a manifestarsi. Tuttavia, quello che venne sicuramente alla luce è il fatto che i guardoni, diciamo, si ponevano sicuramente in antitesi col mostro. Senta, dottor Federico, la ringrazio molto. Mi dica una cosa, di questi proiettili qua, quanti ne ha esplosi il mostro fino ad oggi? Secondo i miei calcoli, ma... Sì, può sbagliare di qualche unità, ma grosso siamo modo. Siamo sui 67, secondo quindi me. Ha finito una scatola di munizioni, perché se non sbaglio sono scatole da? Da 25, anche da 50. Da 25 e da 50, quindi sicuramente siamo alla seconda o alla terza scatola. Questo è difficile dirlo. Sappiamo di preciso, sappiamo di preciso che usa sempre la stessa pistola, sempre gli stessi proiettili, della stessa partita, insomma. No, usa proiettili della stessa marca, che è Winchester, con un H sul fondello che sta per Harry Winchester. Grazie dottor Federico. Ecco, quei proiettili che avete visto sul tavolo di Auges, quando sono usati per un assassinio diventano immediatamente materia di studio per l'esperto balistico, ma anche per il medico legale, purtroppo. L'intervista che adesso noi vi proponiamo è proprio di un medico legale, di quello che ha osservato i 14, quindi non tutti i 16, 14 cadaveri colpiti dall'uomo di Firenze. Fare il medico legale non deve essere un gran bel mestiere, però non perché lo vogliamo dire noi, ma perché fa parte delle informazioni che abbiamo raccolto, il professor Mauro Maurri riesce ad unire, diciamo, ad una rara competenza in materia, una altrettanto rara abilità. Vediamo adesso l'intervista, rilasciateci da Mauro Maurri. Professor Maurri, lei è il medico legale che ha esaminato tutte le vittime del folle omicida ad eccezione degli amanti assassinati nel 68. Quei 14 corpi straziati hanno lasciato un segno emotivo nella sua carriera? Beh, indubbiamente, perché a parte il numero dei morti, la giovane età, le circostanze, le crudeltà eccezionali dei casi, ad un certo momento l'istituto intero e io in particolare ci siamo sentiti direttamente coinvolti nei casi, quasi starei per dire una sfida personale fra questo ignoto omicida e noi. Secondo lei è un buon tiratore? Direi di sì, perché nei numerosi casi
e nei numerosi colpi di arma da fuoco che egli ha sparato in ognuno dei casi, pochissimi sono i colpi andati a vuoto. È vero che sparava a bersaglio fermo a distanza ravvicinata e su bersaglio colto di sorpresa, ma non ci si deve dimenticare che è riuscito a sparare in corsa ai fari di una macchina e a farli saltare tutte e due, ciascuno con un colpo. È riuscito a centrare sempre o quasi sempre le vittime femminili con colpi in organi vitali, testa e cuore. Quindi questo fa pensare che sia un tiratore quantomeno discreto. Quindi non porterebbe occhiali? Questo è difficile dirlo. Se li porta, con gli occhiali ci vede perfettamente. Gli occhiali possono essere un ostacolo. Se lente a contatto potrebbe essere un altro ostacolo. Però non ho elementi per dire né sì né no. A suo parere, che tipo di uomo è? È robusto? Dovrebbe essere abbastanza robusto, perché in qualche caso ha tirato fuori dalla macchina i corpi delle vittime. In qualche caso le ragazze, ovviamente più leggere, ma in qualche caso è riuscito a tirar fuori anche i corpi degli uomini più pesanti. Quindi una certa robustezza nel trasportare un corpo inanimato sicuramente era necessaria. Per di più, sicuramente in alcuni dei casi almeno, si è mosso con una certa rapidità, finalità e decisione. Quindi direi a quantomeno di media robustezza e capace di movimenti rapidi, coordinati e precisi. Secondo lei il folle omicida sa usare il coltello? Sì, questo lo abbiamo detto ripetutamente anche nelle perizie per i vari episodi, anche se da questa affermazione che sicuramente lui sa adoperare il coltello non deve obbligatoriamente discendere la conclusione che sia una persona che adopera il coltello a scopi professionali. Quindi non è detto affatto che sia un medico, o solo un medico, potrebbe essere un macellaio, un tecnico che adopera il coltello, una persona che si diverte a intagliare il vetro o il compensato, una persona che adopera un trincetto per scopi professionali, un pastore, uno scoiatore di pelli, quindi una gamma infinita di persone che o per professione o anche per divertimento, per hobby, adoperano il coltello. Ha usato sempre la stessa arma? Non abbiamo elementi per dirlo. Probabilmente nell'ultimo episodio l'arma era diversa o quest'arma nell'ultimo episodio ha lasciato impronte leggermente diverse da quelle degli episodi precedenti. Però sempre coltelli di una certa consistenza e di una certa robustezza. Non certamente un bisturi? Nei primi casi avevamo fatto, fra le varie ipotesi tendenti a identificare l'arma bianca adoperata, anche quella che si potesse essere trattato di un bisturi, o di un trincetto, o di un qualunque coltello. Ora, nell'ultimo caso, l'ipotesi del bisturi direi che è caduta, perché il coltello è stato adoperato con forza, con furia e con rapidità tali sul corpo del giovane francese da produrgli lesioni trapassanti di ossa. Con un bisturi non è possibile fare questo. Questo è grosso modo un bisturi di tipo chirurgico, non diverso anche da quello che adopriamo noi. È un strumento molto tagliente, ma anche delicato. Lo si può adoperare per strisciamento, ma se lo si adopera per pressione contro un osso, sicuramente la lama si spezza. Per questo caso, ultimo almeno dei francesi, riteniamo che un bisturi debba essere escluso dal novero degli strumenti possibili. Secondo lei, perché oltre alla pistola usa il coltello? Io credo che il coltello non gli serva per uccidere, anche se l'ha adoperato costantemente su tutte le vittime. Ma in tutti i casi il coltello è stato adoperato quando la persona era già morta o quantomeno agonizzante. Fa eccezione l'ultimo. Il giovane francese è stato, per la prima volta in questa triste storia, ucciso con l'arma bianca e non con la rivoltella. Quindi credo, ma è tutto possibile dire, che l'arma bianca gli serva unicamente per mutilare corpi già cadaveri.
sono omicidi a scopo sessuale? Sicuramente. Questa tendenza a questa abnorme sessualità si è fatta progressivamente più evidente nei casi. Nel primo caso lui si è, diciamo, limitato a colpire moltissime volte il cadavere della ragazza, ma senza particolari bersagli agli organi sessuali. Da questo caso poi invece ci sono stati sviluppi, evoluzioni. Ha cominciato ad asportare la pelle e i tessuti sottocutanei a livello del pube, è passato poi ad asportare in due dei casi una mammella e nell'ultimo caso sembra che abbia infierito un po' anche alla periferia degli organi genitali maschili. Ci sono casi simili nel mondo? No, per quanto ci risulta. Abbiamo sentito anche i criminologi tedeschi, il professor De Fazio di Modena si è messo in diretto e ripetuto contatto con l'FBI a Washington. Non esistono in tutta la letteratura criminologica e sessuologica casi che possano essere confrontati con questo. Avete sentito l'opinione del professor Maurri, ha parlato a proposito del possibile autore di questi delitti, di un conciapelli, di un calzolaio, di un macellaio, di una persona abituata ad adoperare il coltello con forza e con precisione, ma ha parlato soprattutto del fatto che l'autore di questi crimini è un maniaco sessuale. Sembrerebbe una cosa da banale, da poter accettare senza ombra di dubbio, non è così. Non tutti condividono questa opinione, anzi, il giudice Rotella, che istruisce il processo del mostro di Firenze, ne ha una che non coincide affatto. Il fatto rimarchevole è che una persona uccida due persone ogni volta isolate in un veicolo chiuso o in una tenda, come è successo a San Casciano, con un'arma da fuoco. Successivamente, se ne ha l'opportunità, e badi che in tre casi questa opportunità non si è verificata, e parlo dal 74 in poi, non dal 68, altrimenti sarebbero quattro i casi, successivamente opera il vilipendio del cadavere femminile. La fantasia, diciamo, l'impressione che desta questo comportamento successivo è rilevante, ma il valore fondamentale, il punto fondamentale è la gratuità degli omicidi, come ben sanno purtroppo i parenti delle vittime. Questi omicidi sono commessi freddamente, senza una ragione, senza un interesse a commetterli, come di norma avviene purtroppo quando si commette un omicidio. Ecco. Questo aspetto deve, a mio avviso, farci riflettere che il tipo d'autore che si è costruito nell'opinione pubblica attraverso la divulgazione dei particolari anche agghiaccianti scoperti sui luoghi del reato, direi questa divulgazione erronea dà una falsa idea dell'autore dei delitti. Potrebbe essere un maniaco sessuale, ma non mi pare che sia questo il dato pregnante. Il dato pregnante, nel caso di specie, e che si tratta di una persona che uccide senza motivazioni concrete, reali, altre persone. Un sacrificio al vento di giovani vite. Ogni volta questo avviene e ogni volta non c'è un metro di riferimento. Ecco che il tipo d'autore che bisogna cercare, a mio avviso, è diverso da quello che si pensa si debba ritrovare. Non è il maniaco sessuale, nel senso, nell'accezione comune del termine. Abbiamo a che fare piuttosto con un pazzo paranoico. Gli stessi periti di Modena, è stato divulgato ampiamente, sostengono, per esempio, che si tratterebbe di un impotente, il che equivale a dire che il movente sessuale è un movente secondario o non appariscente e comunque non un movente rilevante per il delitto, per gli omicidi. Ecco, questo è un punto da tener fermo nelle indagini e che non sempre purtroppo è stato tenuto da conto. Dunque abbiamo davanti a noi due possibilità psichiatriche, maniaco sessuale, pazzo paranoico. Accanto a me c'è il professor Abraham, psichiatra, un momento solo per cortesia, che insegna all'Università di Ginevra e di Torino ed è a lui che si è occupato a lungo e con particolare competenza di questo caso che giriamo la domanda dopo aver ascoltato la telefonata dell'ascoltatore. Buonasera, con chi parlo? Otto? Sì signora, buonasera. Buonasera, io sono
sono la signora Hélène Laia. Buonasera, signora. Buonasera. Io sono Francesco D'Assino, non mi capire tanto bene. Ho 1981. Io ho mia figlia Elena. Io ho mia figlia Elena che si trova con sua fidanzata a Firenze a fare un giro verso le casine. E a questo momento, verso mezzanotte, è stata fermata per un poliziotto, per due poliziotti, carabiniere, che ho detto a mia figlia, ma non avete paura di rimanere qui? Sapevo che la notte scorsa è stata ammazzata una coppia di giovani. Mia figlia ha detto una coppia di giovani, sì sì, con la pistola. Mia figlia ha detto non è possibile. Un giorno dopo ha parlato con i suoi amici, ha preso il giornale e ha detto nessuno è stato ammazzato. Il tempo è passato. Tre mesi dopo venne assassinata la prima coppia, esattamente con questo carabiniere, vedete mia figlia. E una coincidenza, questo ragazzo era l'amica di mia figlia, ma lavorava insieme. Mia figlia ha detto nulla dopo una seconda coppia, una terza coppia, una quarta, e un giorno mi dice, guarda mamma, io ti volevo dire una cosa. Come mai questo carabiniere che ha fermato questa notte ha detto, una coppia è stata assassinata in febbraio 81 e tre mesi dopo, esattamente come lui aveva detto, è stata ammazzata. Come mai? Perché io vorrei sapere. Io non le posso rispondere immediatamente, ma ho scritto la sua domanda, la rivolgerò alle persone di competenza che sono qui in studio e che, come vede, stanno alternando a questo tavolo. Sicuramente lei avrà una risposta, non so se in questa parte o in quella che seguirà la proiezione del film. Per il momento, signora Gentile, la ringrazio della sua testimonianza. E rinnovo la domanda al professor Abraham. Professore, eravamo stati posti di fronte a due ipotesi. Lei, che si è occupato, non soltanto è uno scienziato, ma si è occupato in particolare di questo caso. Come descrive, da questo punto di vista psichiatrico, il mostro di Firenze? Beh, guardi, non voglio sollevare certo delle polemiche, ma mi sembra che ci sia, per così dire, una matematica della cosa. Dal punto di vista psichiatrico, noi possiamo tener conto di tre eventualità. Che sia uno schizofrenico di cui la personalità allora si dovrebbe deteriorare e a un certo momento dovrebbe, diciamo, non potrebbe più possedere questa lucidità che l'ha portato dopo tanti anni a uccidere ancora nell'85, quindi lo escluderei. 17 anni. 17 anni. La seconda possibilità sono quelle che si chiamano dei casi, diciamo, di psicosi acuta, ci sarebbero delle crisi in cui lui potrebbe fare, diciamo, avere dei comportamenti incontrollabili. Però nel caso di queste crisi non ci può essere di nuovo questa lucidità, questa sistematicità. Lo psicotico non ha questa lucidità. E poi nei momenti intercrisi entreremo in contraddizione con se stesso e quindi finirebbe per farsi scoprire. Per esclusione dunque arriva? Per esclusione al paranoico. Cioè il paranoico è quello che si chiama il delirio lucido. La persona può avere un comportamento normale, ma in genere ha un delirio di persecuzione che quando si tocca viene fuori. Però il paranoico non attacca mai delle persone così anonime in genere, attacca sempre delle persone da cui lui si sente perseguitato, per cui mi sembra un po' strano che questa persona si sentisse perseguitata da persone così diverse, anche diciamo di... Che cosa dice a voi psichiatri, a lei in particolare, il fatto che quest'uomo, che sicuramente agisce, come ha detto anche il medico legale, spinto da una pulsione sessuale, però non stupra le sue vittime? Perché non lo fa? È un dato, non so, io non mi so rendere conto se è un dato caratteristico o no. Ci sono nel campo di quelli che si chiamano i perversi sessuali, c'è ancora questa parola, si dice maniaco. Ottocentesca. Maniaco, si dice maniaco per l'uomo della strada. E, diciamo, noi diciamo, parliamo di perversi, che poi è una parola accessibile anche al pubblico. Ci sono due tipi di perversi, se vogliamo. Il perverso vero e proprio, il quale ha il suo rito sistematico e quest'uomo non può esserlo perché i tempi non corrispondono. Difatti è stato detto, non esiste nella letteratura mondiale un caso così. Non è possibile che uno abbia
soddisfi una voglia sessuale con dei tempi così distanziati, è assolutamente esclusa. Poi ci sono delle tendenze perverse che possono essere lo starter della cosa, cioè è possibilissimo che quest'uomo avesse delle tendenze da guardone alla partenza, qualche cosa è successo che l'ha spinto una prima volta a uccidere e di lì è venuto il seguito. La reiterazione. Ecco. Ma il fatto che lui non consumi la violenza, o a parte la morte, o a parte ad infliggere la morte, ma non consumi nessun tipo di violenza non ha un particolare significato psichiatrico? No, anzi, per esempio, ci sono dei guardoni, lo si sa, che possono attaccare le persone che guardano, ma non usano mai violenza sessuale. Perché la letteratura di questo tipo, penso a Jack lo Squartatore, oppure anche al caso di recente dell'omicida di Torino, che poi si è costituito, sì, che era un omicida di prostitute. Sì. La letteratura vuole che non soltanto ci sia l'omicidio, ma ci sia anche il contatto fisico con la vittima. Beh, il contatto fisico in genere, queste, l'amputazione esiste nella storia della cosa, però io penso che per quest'uomo queste amputazioni servono ad altre cose adesso che per uno scopo strettamente sessuale. La ringrazio molto, professore. È vero che nella letteratura gialla abbiamo visto moltissimi di questi casi e naturalmente il collegamento viene immediato, il giallo Mondadori, come sapete noi siamo collegati col giallo Mondadori che anche questa settimana contiene un inserto, anzi aspetta che riesco a levarlo così lo leggo pure. Che cosa spinge il cosiddetto mostro di Firenze ad uccidere nelle notti di luna nuova? Aiutateci a risolvere questo mistero ancora insoluto, telefono giallo. Accanto a me il signore che vedete è l'avvocato Filastò. Avvocato Filastò, penalista, scrittore di gialli, anche lei. Ho letto stamattina che gli scrittori gialli sanno anche uccidere, vero o no? Direi di no. No, sanno come... Direi che sono, non è detto che uccidano, degli osservatori, non tanto dei praticanti, almeno è sperabile. L'avvocato Filastò ha una particolare curiosità e anche un archivio in questo senso. Si intende parecchio di mostro e di mostri. Dal momento in cui ha dovuto difendere un caso, era quello dell'82 esattamente, vero? È avvenuto nell'82. Sì, un presunto mostro, e da quel momento in poi ha cominciato a dedicarsi, con tutta naturalmente la sua professionalità, ma anche la passione per il giallo, alla situazione mostro. È vero. Che cosa ha nel suo archivio? Soltanto delle ipotesi, che sono ipotesi che una volta controllate seriamente potrebbero aiutare ad identificare questo personaggio astrattamente. Condivido l'opinione che qualcuno qui ha espresso di anzi, di quanto sia importante arrivare preventivamente a definire una sorta di identikit psicologico di questo personaggio. Certo. Perché il lavoro degli investigatori, io credo che in questo caso, mai come in questo caso, sia soprattutto un lavoro di esclusione. Ecco, lei in qualche modo questo l'ha fatto, cioè lei ha costruito una mappa che abbina ogni delitto alla proiezione di un film. Cioè vuol dire che secondo lei, poi mi dirà in quali casi, l'assassino o gli assassini, il presunto assassino, prima di commettere l'omicidio, ha visto un certo film. Ripeto che si tratta di un'ipotesi. Naturalmente. È un'ipotesi che ha qualche attendibilità perché nasce dal primo caso. Il caso che ritengo più trascurato anche dalla stampa, dai commentatori, che è quello del 1968. Ora è accertato il processo che allora si svolse e che si è concluso, secondo me, con un errore. Accertò che la prima coppia uccisa, Locci e Lo Bianco, prima di andare in quel luogo dove poi trovò la morte, nel modo in cui poi anche le altre vittime furono uccise, si era recata al cinema di Signa, dove veniva proiettato un certo film, il cui titolo è Nuda per un pugno di eroi, ed è un film di quel genere che sta a metà fra una scrittura cinematografica, chiamiamola decente, e un tipo di produzione invece. Mi scusi, avvocato, lei ha 8 film per 8 delitti? No, io ne ho 5, ho identificato una serie di film che riguardano i primi 4 casi e l'ultimo.
Ecco, a parte questo primo caso, nuda per un pugno di eroi, devo dire che accanto a questo dato storico, che la coppia si recò a vedere questo film, ce n'è un altro, che venne seguita a ruota da un personaggio mai identificato, che fu l'ultimo spettatore di quella sera ad entrare nel locale. Poi il secondo film è La notte dei generali, che moltissimi hanno visto e che ha questo aspetto, è un film dignitosissimo fra l'altro anche da un punto di vista narrativo, però ha questo aspetto di unire lo spettacolo a una componente di tipo sadico. Il personaggio principale e questo film è stato proiettato nel settembre 1974 a Firenze. Il terzo caso, siamo al 6 giugno dell'81, è il caso di Carmela De Nuccio e Giovanni Foggi. Il film in programmazione a Firenze si intitolava Schizoid ed è singolare perché venne proiettato per soli due giorni, il 4 e il 5 di giugno. Il caso del quarto omicidio coincide con un altro film, il titolo è Maniac, e questo film, devo dire, ha delle affinità estremamente interessanti, perché si tratta di un maniaco omicida che uccide prima di tutto una coppia e che poi toglie alle donne lo scalpo, cioè dire i capelli, con il quale riveste dei manichini che tiene nascosti in cantina. Ora, qui c'è anche questo aspetto feticistico, che mi pare che mi pare che ce ne sia un altro che l'ultimo è più interessante di tutti, molto brevemente. Del settembre, molto brevemente, e qui c'è un dato, fra l'altro rilevavo un errore nel filmato, l'uomo che uccide le coppie non ha sparato dalla apertura fatta da lui col coltello nella tenda, ha sparato dal davanti. Quindi questo fatto di aver aperto la tenda con il coltello riveste un altro significato. Nel film, il film Nightmare inizia con un mostro il quale uccide dopo aver aperto una tenda con un coltello. Grazie Avvocato Filastò, grazie per la sua testimonianza. Grazie Avvocato Filastò, avete ascoltato questa serie di coincidenze. C'è un altro dato che può essere sottolineato sempre alla ricerca di questo plausibile ritratto psicologico del mostro. Ed è il fatto che dopo 17 anni, proprio in quel delitto del settembre 85 che l'avvocato Filastò ricordava, per la prima volta dopo 17 anni, quest'uomo sente il bisogno di comunicare. Come sente il bisogno di comunicare? Lo fa imbucando una lettera con dentro un povero reperto anatomico a uno dei magistrati inquirenti, la dottoressa Della Monica. Subito dopo fa un'altra cosa, registra un programma di questo tipo. Era uno speciale del TG1 condotto da Alberto La Volpe, lo registra e lo spedisce. Anche quello, anche in questo, manifesta il suo bisogno di mettersi in contatto, di aprirsi. Sono adesso con me in studio, dopo questo breve inserto filmato che illustrava il concetto che ho detto, il dottor Pierluigi Vignas, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Firenze, e il collega Mario Spezzi, del cronista del quotidiano La Nazione. Dottor Vigna, vorrei il collega Spezzi, ma vorrei cominciare con una domanda al dottor Vigna. Dottor Vigna, che cosa vuol dire, che cosa avete dedotto voi investigatori, inquirenti, magistrati, da questo bisogno di comunicare che il mostro ha manifestato dopo l'85? Beh, anche questo dato è un dato suscettibile di vari significati. Un primo significato può essere un significato di sfida. Quello stesso significato di sfida che, per esempio, è stato ravvisato nell'omicidio dell'82, quello avvenuto vicino a Montespertoli, quando l'autore degli omicidi toglie le chiavi della macchina dal cruscotto dove erano inserite e le getta via. Un gesto assolutamente gratuito che comporta una perdita di tempo su una strada frequentata
e che quindi assume il significato proprio di una sfida. Un secondo significato più recondito è forse la incapacità ormai a gestire solitariamente questo bagaglio tremendo di esperienze che questa persona sta subendo nel corso degli anni. E la propria follia, probabilmente. Certo. Spezzi, lei è d'accordo con l'analisi fatta dal dottor Vigna? È un'analisi evidentemente valida, che niente può mettere in discussione, però io personalmente, ma probabilmente non ho elementi di prova, ma così, avendo seguito per anni questo personaggio, per quanto riguarda il messaggio che lei tra l'altro ha scritto anche un libro sul mostro di Firenze. Ho scritto anche un libro sul mostro di Firenze. E, dicevo, per quanto riguarda il messaggio che fu mandato nell'85 a un magistrato donna tra l'altro, quello di cui parlava il dottor Vigna, io ho il sospetto che, conoscendo questo personaggio come una persona estremamente accorta, estremamente prudente, che non fa mai un gesto eccessivo per non farsi scoprire, diciamo, è un personaggio vile, ecco, che quindi lui abbia fatto quel gesto di mandare un messaggio per uno scopo preciso. Quale? Non lo so, ma il sospetto viene che questo magistrato, forse a sua insaputa anche, potesse avere sfiorato nell'ambito di una sua indagine il personaggio. Ah, il colpevole. E che quindi quel messaggio non sia stato mandato al magistrato in quanto è una donna e quindi è la sfida e quindi perché si vuole mettere in contatto in qualche maniera. In 20 anni non l'ha mai fatto e non l'ha mai fatto più dopo, ma che sia stato un avvertimento ad persona proprio. Dottor Vigna, ha sentito l'ipotesi giornalistica avanzata dal collega Spezzi, lei che, come la commenta? Ma mi sembra uno strano modo quello di mettersi in contatto. Mi sembra che Spezzi alluda a un contatto che sia recepibile. Certo. È uno strano modo, voglio dire, di mettersi in contatto inviando una busta con dentro un frammento di carne estratto dal seno della vittima. Io seguito a vederci più quei due significati ai quali prima ho fatto riferimento. Spezzi, secondo lei abbiamo qui forse il principale responsabile e coordinatore delle indagini sul mostro di Firenze. Secondo lei queste indagini sono state ben condotte? È stato fatto tutto il possibile? C'è qualche cosa che il cronista può rimproverare al magistrato in un caso così? Ma no, rimproverare no, non credo assolutamente, non è il caso di poter rimproverare niente al magistrato né al poliziotto. Io credo che l'indagine piuttosto abbia sofferto dall'inizio di un difetto di mentalità, forse tipica della magistratura o della polizia. E cioè? È stato detto prima con una imprecisione che nell'81 ci si rese conto che esisteva una catena di delitti che cominciava nel 68. In realtà ci se ne rese conto solo nell'82, cioè dopo altri 3 duplici omicidi. Questo perché nel 68 il delitto sembrava risolto, c'era un colpevole in carcere. Ecco, io credo che, conoscendo Firenze, una città dove fortunatamente avvengono mediamente 4-5 omicidi l'anno, non di più, il fatto che fossero avvenuti nell'arco di pochi anni due omicidi simili commessi con la stessa pistola che non era stata ritrovata, avrebbe dovuto consigliare agli inquirenti andare a rivedere il processo del 68. Perché non l'avete fatto? Dunque, innanzitutto è da dire, come ha già detto Spezzi, che il collegamento dell'omicidio del 68 con gli altri avviene nell'82. Teniamo presente che c'è un intervallo di tempo 68-74, un altro intervallo 74-81. Teniamo presente che il primo omicidio, quello del 68, presenta caratteristiche apparentemente non fosse per il filo rosso rappresentato dall'arma, presenta caratteristiche del tutto diverse dagli altri. Abbiamo una donna, questa volta sposata, che è in colloquio con il suo amante, abbiamo la presenza di un bambino, non abbiamo l'uso dell'arma da taglio. Mi scusi un istante. Prego. Solo. Pronto? 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 Sì? Sì, chiamo da Cremona. Mi dica, signore. E dunque io avevo fatto prima una telefonata
secondo me il ritratto psicologico dell'assassino, che non è mica detto che sia un uomo, perché non potrebbe trattarsi per esempio di una donna? Voi la faccio subito rispondere, non so se da dottor Vigna. Potrebbe essere una donna. Secondo quanto ci dicono gli esperti, attraverso la ricostruzione di tutte le modalità degli omicidi, si ritiene che sia un uomo. A causa? A causa innanzitutto della forza fisica. Della forza fisica. In secondo luogo, anche probabilmente della particolare altezza che dovrebbe avere quest'uomo, desunta dal punto dove furono esplosi i colpi nell'omicidio dei due giovani tedeschi del 1983. La persona qui, l'autore dei fatti, spara dal di fuori di questo furgone Volkswagen e è da ritenere che spari ad altezza normale, e questo è indicativo di una altezza, secondo i nostri periti, notevole, ma soprattutto la forza che questa persona pone nell'esecuzione dei delitti ci orienta decisamente verso l'uomo. Grazie dottor Vigna, la soddisfa la risposta, gentile ascoltatore? Grazie molte. Io vorrei che chiudessimo questa fase del dibattito a questo punto, perché abbiamo il tempo, è passata già un'ora dall'inizio e abbiamo qualche altra cosa da farvi vedere. Cosa abbiamo da farvi vedere? Sì, la signora Rontini, siamo in conclusione di programma e ci sembra assolutamente giusto dare voce anche almeno ad una delle madri di tutti questi poveri ragazzi assassinati. Perciò vi mandiamo in onda adesso l'intervista della signora, la mamma di Pia Rontini. Ascoltatela. Io dopo 6 mesi dalla morte di Pia e Claudio, dopo un silenzio giornalistico anche, ho fatto una lettera aperta al mostro di smettere, di lasciare che le vite di Pia e Claudio fossero gli ultimi nella sua tragica storia che sta facendo. Purtroppo non fu corrisposto perché ha ucciso i francesi. Ora fa l'invito, fatti vivo, fatti sapere chi sei, fatti prendere. Dottor Abraham, lei ha sentito l'appello che la madre di una delle vittime ha rivolto al possibile assassino. Lei, a questo proposito, non a proposito dell'appello, ma a proposito della personalità dell'assassino, ha espresso una tesi particolare. Vorrei che la riassumesse per i nostri ascoltatori. E cioè, dunque, escludendo che sia un maniaco sessuale in azione sistematica e persistente, che quest'uomo, penso che sia un uomo dunque, partito da motivi, sì, di tipo sessuale, per esempio voyeuristico, si è costruito un personaggio. E bisogna dire che ci è riuscito egregiamente. Se siamo qui questa sera è perché questo personaggio è diventato un personaggio importante, minaccioso. Sinistro. Sinistro. Dunque si è costruito un personaggio e adesso ha tutto interesse di mantenere vivo questo personaggio. Ora, naturalmente, per lui, secondo me, diventa sempre più difficile di poter mantenere questa fama, diciamo, sinistra che si è conquistata. Per cui deve trovarsi ad un bivio, deve trovarsi di fronte ad una scelta che forse per lui è drammatica. Sì. E cioè, o cercare di continuare ad uccidere, cosa che potrebbe voler fare, ma che forse non riuscirà più a fare, oppure costituirsi. Sì. Però non costituirsi semplicemente per essere punito, perché sì, lo capisco l'appello di questa donna, ma non penso che questo che chiamiamo mostro si costituirebbe dicendo mi pento e adesso voglio espiare, ma dicendo a lui che effettivamente, essendo riuscita ad essere un personaggio, può continuare ad esserlo, direi, per tutta la storia della criminologia. Cioè sarebbe la prima volta che un personaggio inafferrabile, bisogna riconoscerlo, verrebbe a spiegarci un po' cosa davvero è successo dentro di lui, perché noi siamo tutti, anche i cosiddetti esperti, di fronte ad un mistero, e quindi sarebbe la prima volta che un assassino collaborerebbe in fondo con la scienza per spiegare come è arrivato a questa situazione. E in questo senso qui direi che
la sua perennità sarebbe assicurata. Ecco, nella logica ricostruzione dal punto di vista psichiatrico del professor Abraham, il mostro di Firenze è stato equiparato, se così posso dire, quasi ad un artista, sì, in senso deteriorato, nel senso deteriorato della parola, ma ad un artista. A questo artista il professor Abraham chiede di apporre sotto il proprio quadro, sotto il quadro che ha saputo costruire in 19 anni con le sue mani e con le sue armi, la firma, uscendo allo scoperto. Questo è il senso della sua, sì, quindi non costituirsi per passare il resto della sua vita in carcere come punizione, ma costituirsi per rivelare la molla della sua personalità. Sì. È così, sì, ho capito bene, sì, quello che ha detto. Per scrivere le sue memorie. Per scrivere le sue memorie. Ribadire che il primo scopo della nostra trasmissione era quello di tracciare insieme un profilo psicologico dell'uomo di Firenze in modo da poter prevedere il suo comportamento futuro. Ecco, diciamo che noi facciamo un tentativo per vedere se nel comportamento futuro dell'uomo di Firenze c'è la possibilità che lui si possa costituire. Un argomento, cerchiamo di trovare un argomento valido perché lui si costituisca. Corrado. Noi abbiamo lanciato un appello, i telefoni stanno squillando, uno di quelle telefonate potrebbe essere la telefonata che il professor Abraham e noi aspettiamo. All'inizio di questo programma io ho detto che avevamo uno scopo, quello di tracciare un plausibile ritratto psicologico del mostro di Firenze. Era la verità con una piccola riserva mentale. In realtà noi abbiamo anche un altro scopo. Noi sappiamo che quest'uomo, lo sanno gli inquirenti, lo sanno i giornalisti, lo sanno tutti, noi sappiamo che quest'uomo non vive isolato. Ha amici, ha parenti, ha gente che frequenta, che conosce, che sa con chi ha a che fare. Se noi riuscissimo per un istante a convincere queste persone che la costituzione di quest'uomo sarebbe anche la sua vera liberazione, la liberazione dalla gabbia della pazzia nella quale quest'uomo da 19 anni vive rinchiuso, noi, se riuscissimo in questo, avremmo dato un contributo alla soluzione di uno dei casi più drammatici della storia criminale del dopoguerra italiano. So che c'è un rischio nel tipo di appello che ho rivolto, anche se ho cercato di precisarne i limiti e le finalità. Proprio per parlare di questo rischio, abbiamo qui invitato stasera il regista Damiano Damiani. Buonasera, Damiani. Buonasera. Il quale, tra i tanti film che ha girato anche un film che si chiamava Girolimoni, il mostro di Roma. Qual era il senso di quel film, Damiano? Beh, guarda, intanto devo notare che siete riusciti a creare un clima di suspense. Questo è molto importante, senza nessun artificio, perché nella storia stessa che andiamo a trattare c'è veramente una suspense. Qui si sente nell'aria una specie di attesa, come se dovesse arrivare questa telefonata di cui hai parlato poco fa. Io ho fatto un film che, come un precedente famoso film Murder di Fritz Lang, tratta di un uomo che per ragioni sessuali, insomma, era un maniaco sessuale, trattava con le bambine e fino ad ucciderle. Questo avvenne in Germania a Düsseldorf. Fritz Lang ne fece un grande film intitolato appunto Murder, il protagonista Peter Lorre, e l'epoca più o meno era quella in cui si verificavano in Italia il caso di Girolimoni. Girolimoni non era colpevole degli omicidi delle bambine di Roma e si sono fatte molte ipotesi anche su chi potesse essere al posto di Girolimoni il colpevole. In realtà questo colpevole non si è mai trovato. Ma la cosa che
più ci interessa dire in questo momento, che il caso del maniaco sessuale nei riguardi delle bambine è più comprensibile, in un certo senso, permettimi di dire questo, del caso del mostro di Firenze. Le motivazioni di ordine psicologico che si può avere in una tendenza a sedurre e a stuprare una creatura di ordine così infantile ma di altro sesso, e alla fin fine rientra nella concezione di una criminalità in un certo senso comprensibile, mentre questo che avviene a Firenze ha veramente tali risvolti e tali buchi neri per cui ci si domanda chi possa essere realmente questo personaggio. Grazie Damiani, noi continueremo a parlare di questo anche dopo la fine di questa parte del programma, dopo il film. Vorrei adesso rinnovare quello che ho detto prima. Vorrei che anche sulla base, la forza delle parole dette da Abram e poi da Damiani, chissà, chi può sapere, sentisse intorno a sé la pressione psicologica dei milioni di persone che in questo momento stanno davanti al teleschermo aspettando tutte come noi che si verifichi lo stesso possibile evento. Noi per il momento chiudiamo qui, vi invitiamo a restare sintonizzati su questa rete e a vedere il film di questa sera, che è un bellissimo film, Il genio della rapina. Noi resteremo accanto a questi telefoni per ricevere le vostre telefonate. A più tardi allora, dopo il film e dopo il telegiornale. Grazie per averci ascoltato, il programma finisce qui nella sua prima parte. Damiani, Donatella ed io restiamo qui in attesa delle vostre chiamate. Siete di nuovo collegati in diretta con Telefono Giallo agli studi di Rai 3 a Roma. Durante queste circa 2 ore di proiezione del film abbiamo ricevuto, Donatella, quante telefonate? Circa 500 telefonate, di cui molte pertinenti, alcune naturalmente impertinenti. Alcune impertinenti, alcune, aggiungo io, atroci. Noi della redazione di Telefono Giallo in queste 2 ore ci siamo resi conto, qualora ancora non lo sapessimo, di quale strumento poderoso e perfino sinistro può diventare la televisione. Abbiamo avuto telefonate di ogni genere, alcune molto importanti, alcune, come diceva Donatella, insignificanti, alcune terribili. Sono arrivate telefonate di denuncia di amici, di familiari, si è scatenato un immaginario popolare che, per esempio, alcune telefonate numerose hanno attribuito i delitti del mostro di Firenze a un componente della polizia. Lo devo dire, non c'è molto da ridere. Lo cito perché erano molte telefonate che arrivavano da diverse città italiane. Troppa perizia, troppa abilità, troppe nozioni tecniche, deve essere per forza della polizia. Un'altra telefonata ha fatto risalire, in uno dei primi delitti c'era un bambino coinvolto, un bambino che all'epoca dei fatti aveva 6 o 7 anni. Questo bambino adesso è cresciuto. Abbiamo avuto anche una telefonata molto allarmante, molto importante, ma è una telefonata riservata per il professor Abram, che è qui accanto a me. Professore, a questa telefonata lei dovrebbe rispondere per cortesia, perché non vuole essere messa in onda. Pronto? Sì? Pronto, la sento. Buonasera. Dica. Ho avuto un'esperienza nel 68, circa novembre-dicembre del 68, e con mia fidanzata, ero in una 500 ad Arcetri, mi sono trovato una pila davanti. Ha trovato, scusi, non se non ho capito, parli una un po' pila, più forte, signore. Una pila. Ah, una pila elettrica. Una pila accesa verso le 7:30 la sera.
sono sceso, io subito avevo 19 anni, quindi è da capire la mia reazione, e sono subito saltato addosso a questa persona. Fatto a botte, lui se ne è un po' andato, c'era l'Inter, un mezzo mattone, e l'ho tirato nel groppone. L'ha colpito? L'ho colpito, perfettamente nel centro, ero a 3-4 metri da lui. Torna indietro, tira fuori il coltello serramanico, identikit, la faccia è un po' troppo larga, ma comunque 20 anni sono passati, può darsi che sia così. Lei è uno dei pochi che ha visto il mostro in faccia ed è rimasto vivo, è questo che vuol dire? Ho il dubbio, così a tavola stasera, vedendo la trasmissione, ho avuto il dubbio che forse per colpa delle botte che ha preso da me si è comprato una pistola, insomma, è un po' così il settimo del discorso. Mi ha rincorso col coltello, io ho girato intorno alla 500, mia moglie, che poi è diventata mia moglie. La ragazza con la quale stava allora. Esatto. Grazie signore di questa telefonata, grazie molto. C'è anche un'altra telefonata che abbiamo ricevuto nell'intervallo che tira in ballo il dottor Iadevito che siede qui accanto a me. Il dottor Iadevito della Criminal Pol è uno dei massimi esperti italiani in materia balistica. La telefonata diceva: le munizioni del calibro 22 che abbiamo prima mostrato nel corso della trasmissione, le ha portate qui il dottor Federico, non potrebbero trattarsi invece che di munizionamento per pistola, di munizionamento per la carabina smontabile francese marca Givarm, dotata di uguale precisione? In questo caso sarebbe più facile trovare gli acquirenti di un'arma più rara, meno numerosa delle pistole calibro 22. Dottor Iadevito. Escludo senz'altro la carabina. Perché? Siamo arrivati alla pistola con dati di fatto. La pistola è una pistola Beretta, ormai noto a tutti. Sulla base, mi vuol far vedere sulla base certo. Di quale tipo di documentazione voi arrivate alla determinazione di una cosa del genere? Certo. Prego. Prego. Ecco, mi dicalo. Dunque, qui noi vediamo una vecchia confezione di cartucce Winchester. Sono il periodo grosso modo risalenti al 64-65 e quella che tutto sommato ha tirato in ballo quella definizione anche un po' avventata sulla serie H. H sta a significare soltanto un vecchio marchio che usava la Winchester. Qua sotto vediamo? Una confezione con il numero della impacchettatrice, ecco. Ed è dell'epoca grosso modo del 66-67. Che tipo di rilevamento voi fate? Ecco. Lei ha portato questa documentazione che mi pare fondamentale. Questo è il tipo di rilevamento. Che cos'è questo cerchio che vediamo questo qua? Questo qui è il fondello di un bossolo. Bossolo sparato. È uno dei reperti. È uno dei reperti. Ah, questo è un bossolo effettivamente, sì, sparato dal mostro di Firenze. Sì, senz'altro. Questo segno qui? Questo segno qui è l'impronta della percussione. Non dovrebbe stare al centro la percussione? No. Questa è una percussione anulare, una cartuccia di tipo di percussione anulare, perché le 22 sono a percussione anulare. Questa cosa, immagine qua sopra? Questa qui è il particolare ingrandito di questa percussione di questa qua. Impronta. E sempre per restare nell'immagine centrale, sì. Questo piccolo segno qui? Questa qui è l'impronta anche dell'espulsore. Sì, dell'espulsore della pistola. Della pistola. Che troviamo e poi viene ingrandito. Ed è uno dei segni che ci dà la soggettività dell'arma. I segni di identificazione. Sì. Dottor Iadevito, scusi, un'ultima domanda. Questa palla, la fotografia molto ingrandita perché abbiamo... Sì, decisamente. Di questa palla. È un proiettile deformato da impatto balistico, reca le impronte da rigatura dell'arma e niente, si tratta anche in questo caso di uno dei reperti. Anche in base a questo andiamo sull'identificazione. Quindi lei esclude che si possa trattare di una carabina Winchester? È una pistola. Sì, è una pistola senz'altro. Grazie, dottor Iadevito. Noi abbiamo avuto anche, grazie dottor Vigna, abbiamo avuto anche altre telefonate, vorrei darne conto in questo immaginario popolare. Ecco, c'era una telefonata per il dottor Vigna che vorrei rispondesse. Dottor Vigna, la domanda dell'ascoltatore di cui conosciamo l'identità era molto brutale. Adesso gliela faccio. Pronto? Pronto? Sì.
Si senta, sono un abitante di Firenze. Dica, signore. Beh, io niente, nel periodo 85. Può parlare appena più forte, per favore? Sì, sto telefonando da fuori. Nell'85 fui coinvolto in una situazione, cioè un contatto ravvicinato col presunto mostro una brutta parola, insomma. Va bene, abbiamo adottato quella anche solo per comodità, sì. D'accordo, con questo personaggio. Niente, mi troviamo nei pressi di San Miniato, sopra la piazza del Crangio, nella zona turistica, con sì. Una ragazza. Era un periodo, era caldo, pertanto il finestrino era aperto. E sentite rumori scesi di macchina. Era il periodo in cui venne messo in circolazione la voce che c'erano alcuni poliziotti, maschi e femmina, che... Civetta, diciamo. Sì, bravo, grazie. E beh, niente, scese di macchina e niente, questo tizio corse verso la parte superiore del San Miniato, dove porta a un piazzale. Io mi trovavo in penombra, al buio. Invece questa persona si trovò proprio sotto un lampione. Io sì. Potei realmente vederla in una maniera molto perfetta. Aveva perfettamente una pistola a mano. L'identikit che voi avete fatto vedere prima l'ho fatto io nell'85, lo possono dire perfettamente. Vedo che il dottor Vigna ha avuto una reazione di sorpresa. Dottor Vigna. Una reazione di sorpresa perché non è esatto quanto dice questo signore, perché l'identikit è stato fatto nel 1983 e precisamente nell'unico fatto di duplice omicidio che si è verificato nell'autunno a Calenzano. No, aspetti un attimo. Prego. Cioè, l'identikit mi fu fatto a me senza farmi vedere l'originale, che molto probabilmente era quello al quale io avvicinai la mia testimonianza. Quindi lei riconobbe nell'identikit già formato una... No, già formato, lo formammo insieme alla puntata, cioè alla persona che era addetta a fare l'identikit, perché mi ricai subito dopo l'incidente, questa versione, io salì in macchina come mi trovavo, seminudo, e incrociai la macchina della persona, perché aveva lasciato la macchina in fondo alla strada, attraversando un boschetto che divideva le due strade, e si era recato in direzione della mia macchina. Pertanto aveva un faro spento sul sinistro, con la mia lo illuminai. E beh, niente, ma a parte lì non lo riconobbi, lo riconobbi molto bene nel primo contatto. E mi recai in Piazza della Repubblica a Firenze, dove io scesi mezzo nudo e fermai una pattuglia della polizia che girava in quel momento là. Mi portarono in questura a Firenze. Beh, niente, lì con la compagna, che non era fra l'altro italiana, stavamo là 3 ore. Dopodiché mi mandarono a casa per 1 ora e mezzo. Fammi una doccia, beh, niente, rimetti un attimino in sesto, dopodiché ritornai lì ancora e stetti appunto con la persona interessata che si occupava dell'identikit circa 4 ore passa per questa cosa. Loro non me lo fecero vedere all'inizio, me lo fece vedere dopo, al termine del mio identikit, che tipo puzzle, che arrivavamo alla conclusione di questo, e era simile al 90% a quello là. Ah, pertanto, benissimo. Allora è chiaro. Grazie signore, grazie molto di questa sua testimonianza. No, ma io volevo dire una cosa importante. La prego, dica. Perché niente, che a Firenze, cioè, mi fu detto che tutte le volte che ci sarebbe stata l'occasione o la necessità di avere la mia testimonianza, mi sarebbe stato... sarebbe stato avvertito. Stato detto, bravo. Sì. Beh, niente, io so che a Firenze ci sono stati degli accertamenti, e io non sono stato chiamato. Cioè, ecco, dire, allora guardi, io le do il suggerimento io per non, diciamo, tirare in ballo troppo il dottor Vigna. No, glielo posso dare anch'io, ovviamente. Non volevo imbarazzare. Se lei ritiene che ci sia stata una trascuratezza nel sentirla, lei si presenta domani mattina presso la squadra mobile di Firenze. No, e verrà... ma sto fuori Firenze adesso. Lei sta fuori Firenze, lei lascia il suo indirizzo e sarà sentito immediatamente nella giornata di domani. Tra l'altro abbiamo qui il dirigente della squadra mobile, il dottor Federico, al quale che adesso le devo fare una domanda, ma prima volevo... Prego. Allora spero che abbia il nostro ascoltatore accolto il suggerimento del dottor Vigna, al quale invece devo fare una domanda brutale, gliela rifaccio così come c'è stata rivolta a noi. Mi dì. C'è stato detto da parte di un ascoltatore di cui conosciamo noi, della RAI, l'identità, di chiederle questo: c'è una persona che sta in carcere da 2 anni e da 2 anni non è più successo nessun omicidio. Dottor Vigna, questi fatti sono in relazione l'uno con l'altro?
Non sarei così semplicistico nel rispondere alla sua domanda. C'è una persona che è in carcere da 2 anni, ovviamente per un reato diverso da quelli attribuibili all'autore degli omicidi delle coppie. Questa persona è raggiunta da una comunicazione giudiziaria, da quello che si chiama avviso di reato, perché si sono dovute compiere delle indagini nei suoi confronti. Il semplice fatto che sia decorso questo tempo con questa persona sospettata in carcere non è di per sé un buon motivo per ritenere che il fatto del mostro sia risolto. Come dicevo prima, ci sono stati degli intervalli 68-74, 74-81 e questa persona era allora in libertà. Questa persona di cui stiamo parlando? Era pienamente libera, quindi non si può accoppiare il fatto di questa detenzione per un'altra causa semplicisticamente all'attribuzione di responsabilità nei confronti di questa persona. La ringrazio della sua esemplare spiegazione. Dottor Federico, una domanda è stata rivolta da un ascoltatore di Pisa a lei. Perché avete abbandonato la pista dei guardoni, chiede il nostro telespettatore. Beh, io vorrei rassicurarlo. Non abbiamo affatto abbandonato la pista dei guardoni, anche se ci tengo a precisare che il guardone non è l'obiettivo specifico della nostra indagine. È di tutta evidenza che il guardone potrebbe essere un ottimo testimone. D'altronde il modo d'agire dell'omicida ci lascia intendere chiaramente come egli rappresenti un qualcosa di diverso dal guardone. Anzi, direi addirittura di antitetico. In poche parole, mentre il guardone, criticabile sotto il profilo morale senz'altro, si approva compiacimento, prova piacere dall'osservazione della coppia e ha tutto l'interesse che la coppia sia tranquilla, tant'è che nel corso delle indagini sull'omicidio di Scandicci ne identificammo diversi di questi guardoni che si aggiravano nella roveta, ed amavano definirsi, non so, con una battuta, diciamo così, amavano definirsi le sentinelle delle coppie, coloro che curavano che la coppia potesse... Sentinelle occhiute. Ecco, sì, le sentinelle, con tutta la loro organizzazione gerarchica, sulla quale non mi pare dilungarmi, mi sembra che il mostro invece sia l'assalitore delle coppie, ossia colui che toglie il piacere in realtà al guardone. Perché questo forse non l'abbiamo detto prima, ma in effetti l'uomo di Firenze, l'assassino di Firenze, interviene nel momento dei preparativi della coppia, non è mai intervenuto? No, è così? No, non è così. Ci sono stati diversi episodi in cui differenziati, talvolta è intervenuto prima delle effusioni, sì. Altre volte dopo. Durante. Damiani. Ma io vi seguo con uno stato d'animo un po' professionale, se volete. Sento questo crescere di questo turbamento in questo teatro, che è una cosa straordinariamente interessante, perché noi in realtà stiamo facendo un'inchiesta su un mistero e nello stesso tempo siamo tutti partecipi di un'emozione che ci prende indubbiamente, anche perché ci manca la motivazione. Noi non riusciamo a trovare una motivazione, facciamo anche uno sforzo di fantasia, se vogliamo, distorta, per cercare in noi stessi se c'è un qualche cosa, un'ombra nel nostro comportamento che abbia la possibilità di farci intuire quali possono essere state le reali motivazioni che hanno spinto questo personaggio alle sue azioni. Ma oltretutto qui insieme a noi c'è anche una presenza misteriosa che è quella dell'assassino. Cioè è nell'aria e noi ci immaginiamo che lui stia lì ad ascoltarci, probabilmente da Firenze, e quindi possiamo anche immaginare che sia, non so, con una sigaretta in mano, stia bevendo una bevanda, sia in pigiama, sia per alzarsi, per andare a letto dopo aver baciato la madre, secondo non lei, lo so, secondo tutte lei, cose di questo genere. Damiani, sì. Secondo lei, Damiani, questa ipotesi è altamente verosimile. Se è lì,
lui sta ridendo del dottor Federico e del dottor Vigna. Che... Non lo so, è questo il mistero, perché può essere una persona triste e scialba, come può essere una persona eccitata ed emozionata che ci segue, oppure può essere anche uno che cambia canale, non si può mica avere un'opinione precisa su questo. Noi dovremmo pensare, dottor, che ci può far piacere a lui di farci emozionare alle sue storie, alla sua vicenda. Può anche darsi che ci sia questa vanità. Perché non pensa, dottor Vigna? Non penso che rida? Sì, di lei. Perché penso che sia una persona tragica per le azioni che compie. E quindi lo vedo male il sorriso sul viso di questo. Come c'è vedo sfida, male il sorriso... È un sorriso di sfida, potrebbe essere un sorriso di potrebbe sfida. Potrebbe casomai essere un sorriso di sfida, lei allora non è un ridere. Lei è l'uomo che lo Stato italiano ha incaricato di prendere il mostro e non l'ha preso. Me insieme ad altri. E per questo mi sento molto deluso, indubbiamente. Mi sento deluso anche perché penso a quelli che stanno vicino a lui. Mi sento deluso al pensiero delle persone, perché qualche persona ci deve essere che è accanto a lui e che sa e che non riesce a vincere. È difficile vincere gli affetti, è difficile farsi altri, perché siamo sempre noi stessi. Ma io vorrei proprio che in questo caso chi gli sta vicino e per le ragioni dette da Abraham e per questo farsi altri e per levitare altre cose, che questa persona vicina davvero operi sul suo caro. Significa per... condannarlo al carcere. È vero. Ma significa anche che la legge tiene conto delle particolari condizioni di mente nelle quali egli si trovava nel momento del fatto. Io volutamente non ho mai usato, solo una volta penso mi è sfuggita, la parola mostro. Non l'ho mai usata. Per me è un autore di gravi reati, nei quali però cerco e cerchiamo con quelli con i colleghi che con me lavorano a questo caso, di intravedere l'uomo. E l'uomo lo vogliamo vedere anche in chi sta accanto a lui. E allora non voglio che uno abbia paura di essere il padre o la madre del cosiddetto mostro. Voglio semplicemente che si renda conto di essere padre, madre, sorella o fratello di una persona umana. Lui sì, abbiamo bisogno di noi, ma io ho l'impressione che anche lui abbia bisogno di noi. Grazie, dottor Vigna. Dottor Federico, dopo queste parole c'è un'altra ipotesi che ha fatto un telespettatore, e cioè che non si tratti di un voyeur, ma di un uomo che è animato da spirito di vendetta nei confronti delle donne, per ragioni, problemi che possiamo immaginare, però che per quanto riguarda questa domanda non interessano. Si avvicina alle macchine dove sa di trovarsi delle coppie appartate nei mesi estivi, abbiamo rilevato prima, maggio-ottobre, quando non fa freddo, sicuro che lì troverà una donna discinta, spogliata, seminuda, nuda, quindi più pronta alla sua vendetta. Avete mai esaminato questa ipotesi? Beh, che non sia un guardone, credo che possiamo affermarlo con una certa sicurezza, perché come abbiamo detto prima il guardone si compiace nell'osservare la coppia nelle sue effusioni, mentre il nostro omicida l'assale. Poi per quanto riguarda il suo modus operandi, è vero che finora ha operato nei mesi estivi, ma probabilmente ciò deriva dal fatto che in questi mesi ha avuto l'occasione propizia, perché in questi sono i mesi dove le coppie trovano più modo di appartarsi. Ed è a questo proposito che noi, accanto alle indagini classiche propriamente dette, abbiamo istituito un grosso servizio di prevenzione, perché è nostro dovere non solo trovare il mostro di Firenze, ma cercare ad ogni modo di impedire che riesca a portare a compimento nuovi omicidi. E in questo campo stiamo facendo un grosso sforzo, aiutati da tutte le componenti di Firenze, anche dai cittadini che la sera telefonano alla nostra centrale operativa
segnalando qualsiasi auto o persona sospetta. Noi arriviamo al punto che nelle sere in cui pensiamo che il mostro possa, il cosiddetto mostro possa uscire, noi facciamo anche quest'opera. Andiamo accanto alle coppiette e le invitiamo ad uscire, ad andarsene. E credo che anche questo sia importante. Certo. Anzi. Volevo un attimo, cioè, riagganciarmi all'idea dell'immagine che questa persona ci stia guardando al di là naturalmente del video, ridendo, forse non ridendo, eccetera, eccetera. Però voi due siete le uniche persone che sapete, e forse non lo potete dire, che cosa il mostro pensa delle trasmissioni televisive, nel senso che avete ricevuto una missiva con una cassetta registrata di una cassetta televisiva con dentro forse qualche commento. Non le sto chiedendo adesso di violare un... Però voglio dire, lei può forse darci un'intuizione, una suggestione in più rispetto a quello che dice Damiani, giustamente l'uomo cinema, lui è là e ci guarda. No, sicuramente io penso che la persona della quale noi stiamo parlando ci stia vedendo, perché penso che egli abbia, anche per il sentimento di onnipotenza che pensa di avere acquisito, abbia un interesse a tutto ciò che parla di lui. Per la domanda specifica che lei mi ha fatto, bisognerebbe dimostrare prima con sicurezza che questa cassetta proviene proprio da lui. Okay. Ecco, è un mixage di immagini tratte da una trasmissione con il sottofondo ripetitivo di una canzone, però al di là di questo e al di là di un dattiloscritto che lo accompagnava, è una canzone Anna, cantata da Baglioni? Da Lucio Battisti. Beh, è una canzone molto appassionata nei riguardi delle donne. È una canzone. Abbiamo avuto altre telefonate che hanno fatto le seguenti ipotesi. È in prigione, è in ospedale, è morto, è pedinato e non può più uccidere. Che ne pensate, voi due, soprattutto, dottor Federico e dottor Vigna? Ma che sia in prigione, non c'è, credo che forse a questa domanda ha già risposto esaurientemente il dottor Vigna. Non c'è controprova. Che sia morto, neanche di questo. Se è pedinato, su questo non possiamo rispondere evidentemente. Vorrei adesso rivolgere le due domande al dottor Abram che lo riguardano più da vicino. Di quella telefonata che ha raccolto prima può dire qualche cosa o no? No, il contatto si è interrotto. Non... Uno spettatore ci ha chiesto di chiederle perché effettivamente il mostro avrebbe dovuto chiamarci, perché fino a mezzanotte 14 non lo ha fatto. Ma io penso che se ci avesse chiamato, se ci chiamasse, probabilmente lo farebbe, secondo me, per dirci che non ha ucciso per il gusto di uccidere e che lui ha un'altra motivazione con così un omicidio gratuito. E perché non ci ha chiamato? Io penso che lui teme una specie di tranello psicologico, cioè che noi vogliamo mostrargli che lui è colpevole di qualche cosa e finché lui crede questo penso che non ci chiamerà, cioè ci sono delle condizioni forse ancora, io penso che questa trasmissione prepara forse qualche cosa, non lo so. Quale, contro questo tranello psicologico che lui può temere, quale contromossa lei, proprio lei, può fare? Che cosa gli può, prima che ci congediamo dai telespettatori, tra i quali c'è probabilmente lui, l'uomo di cui abbiamo parlato tutta la sera, quale contromossa psicologica lei, professor Abram, può offrirgli? La contromossa è quella che del resto abbiamo già discusso, cioè secondo me quest'uomo si trova, questa persona si trova ormai alle strette psicologicamente parlando, e cioè lui deve sopravvivere, deve rinnovare i motivi della sua azione, spiegarseli. Non è solo lui che in fondo ci può spiegare un po' quello che è successo, ma anche noi possiamo aiutarlo a capire lui stesso.
Per cui direi che le cose restano ancora aperte, le possibilità restano aperte, e finché lui forse teme appunto che ci sia un tranello psicologico che lo vorrebbe in fondo colpevolizzare, rendere colpevole, non chiamerà, ma può darsi che si convinca che non è la nostra intenzione. Ma il discorso di questo personaggio che appunto non dobbiamo chiamare mostro, perché proprio è contro la nostra civiltà chiamarlo mostro. Potrebbe avere un discorso con sua madre proprio su questi argomenti, mentre noi li facciamo qui, loro due li possono fare in cucina oppure in camera da letto con una vecchia signora che accarezza il figlio sfortunato. Insomma, ecco, ci sono questi squarci che dovrebbero farci sperare nell'umanità di quelli che gli stanno vicino, come ha detto prima Augias, perché dobbiamo pensare soprattutto, e devono pensare soprattutto, di evitare che la cosa si ripeta, ecco, se è possibile. Ecco, evitare che la cosa si ripeta. Ma io vorrei chiudere qui questo nostro programma ripetendo invece un altro ragionamento, che è quello che ha fatto il professor Abraham prima, nella prima parte di questa trasmissione, prima del film. Paradossalmente noi ci troviamo davanti ad un uomo che il cui comportamento strutturale è di un artista sconosciuto, un artista che non ha lasciato la sua firma e che solo svelandosi potrebbe fare conoscere la sua identità, eternizzarsi in una storia, sia pure in una storia criminale. Telefono giallo dedicato al mostro di Firenze finisce qui, ma non finisce qui, come ha detto Abraham, il suo senso. Forse abbiamo gettato stasera una pietra che potrà continuare a rotolare. Grazie per essere venuti, grazie per averci ascoltato, buonanotte.